per essere qui stasera a parlare in questa scuola, in questo istituto, di una tematica che noi come scuola, io personalmente che sono qui da 4 anni, stiamo portando avanti. Con Libera c'è una collaborazione forte, intensa, continua. I ragazzi che si stanno presentando, che vedete sfidare, sono i ragazzi che l'anno scorso si sono classificati primi a un concorso regionale Don Peppe Diana, con un testo scritto, elaborato, aiutato dai professori, logicamente, della professione della musica. La speranza c'è stata. Io rubo un minuto solo per una sola considerazione. Noi siamo a scuola e quindi siamo destinati a dare ai nostri ragazzi conoscenze. Negli ultimi 20 anni si parla di connubio tra conoscenze e abilità. Ora, in base a quella che è la chiamata del Consiglio europeo di Lisbona del 2006, dobbiamo rispondere alle 8 competenze chiave, dobbiamo dare una formazione che non solo porti al termine del percorso dei cittadini competenti, ma con competenza attiva, e qua c'è la differenza. Parlare di legalità, conoscere la differenza tra legalità e illegalità, essere abili nel distinguere, non basta più. È necessario fare legalità, comprendere cosa si intende per legalità. La legalità non ha misura, la legalità non ha distanza, non è che la legalità, io sono la legalità, l'altro è la legalità, non è che la legalità dell'altro inizia dal limite mio, io lo intendo così, cioè ma io e l'altro dobbiamo parlare di legalità. E solo così possiamo avere la speranza che si trasformi in certezza di essere cittadini attivi. Grazie, grazie, grazie.